Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su All You Can Italy. Nella rubrica Pillole di grammatica italiana vi presentiamo brevi regole utili ad evitare gli errori più comuni fatti anche dagli italiani. Oggi parliamo di alcuni, taluni, qualcuno e qualche. Gli indefiniti nella lingua italiana sono parole che accompagnano con funzione di aggettivo oppure sostituiscono con funzione di pronome un sostantivo senza precisarne la quantità e il numero, la qualità o l'identità. Qualche ha funzione solo di aggettivo, accompagna nomi singolari, maschili e femminili. Significa una certa quantità di e si riferisce sia a persone che a cose. Qualche può indicare anche una sola persona o cosa indeterminata. Troverò qualche scusa, non la sopporto più. In questo caso il qualche significa troverò una scusa. Mia suocera resterà da noi qualche giorno. Mi sembrerà un'eternità. Qualche, quindi alcuni, pochi giorni. Ho accettato di ospitarla dopo qualche esitazione, quindi qualche qui significa un po' di, una piccola quantità astratta. Ha avuto qualche problema con i vicini, qualche quindi alcuni, un certo numero di. Qualche volta nasconde la posta altrui per leggerla, qualche volta, talvolta. Cara, dov'è la raccomandata? Sarà da qualche parte, non può essere sparita. Qualche quindi è in un posto o nell'altro, non sappiamo bene dove. Qualche e alcuni sono sinonimi, ma fate attenzione, qualche è sempre seguito da un nome al singolare, domani cenerò con qualche collega, mentre alcuni è sempre seguito da un nome al plurale, domani cenerò con alcuni colleghi. Alcuno al singolare ha un senso ben diverso, viene usato solo in frasi negative come sinonimo di nessuno. Non ho alcuna voglia di uscire questa sera. Non ho voglia di uscire. Non provo alcun sentimento per lui, quindi non provo nessun sentimento per lui. Taluni significa alcuni, certi, e viene seguito da un sostantivo al plurale. In taluni casi è meglio saper mentire, quindi avremmo potuto dire anche in alcuni casi è meglio saper mentire. Qualcuno indica un numero indeterminato, ma in genere ristretto, di cose o persone, che può essere costituito anche da una sola unità. Esiste anche la forma al femminile, qualcuna, e si usa solo al singolare. Qualcuno può darmi una mano? Se la lasci da sola, ne farà qualcuna delle sue. C'è qualcuno che mi sente? Ricorda che qualcuno, a differenza di qualche e alcuni, funge solo da pronome, ossia lo troverete al posto di un sostantivo, mai accanto ad esso. Ho invitato qualche amico e qualche amica alla mia festa. Ho invitato alcuni amici e alcune amiche alla mia festa. Conosci tutti gli invitati? No, qualcuno non so proprio chi sia. Come vedete, in questo caso, qualcuno non è a fianco al nome, ma al suo posto. Qualche, alcuni, qualcuno e taluni. Abbiamo visto l'uso di queste parole. Se volete controllare le nostre tabelle riassuntive, date un'occhiata sul nostro canale Instagram o negli altri social media. Grazie mille di aver seguito All You Can Italy. Se avete ancora voglia di imparare, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ciao a tutti, alla prossima volta!